Saluti Marmaia, ben ritrovati sul canale, sono Ben, oggi è lunedì e come ogni inizio settimana ci ritroviamo a sfogliare e analizzare le varie notizie sulla VR più importanti rilasciate durante la scorsa settimana. Prima di tutto ringrazio Luca Attanasio per il ringraziamento speciale che mi ha dato durante l'ultima live su Dead Space e poi recupero Loris perché la scorsa settimana, nel video dello scorso lunedì, avevo dimenticato a ringraziarlo. Quindi grazie ragazzi sempre per il supporto che mi date, vi mando un grandissimo abbraccio. Ragazzi, oggi non vi voglio rompere le scatole con la solita storia dei link in descrizione, anche perché sapete già che esistono. Se non sapete di cosa sto parlando, invece guardate la descrizione dei video per capire quali sono questi link e a cosa servono. Vi faccio però un'altra richiesta molto importante in questo video. Dopo l'attacco che ho subito i primi di gennaio, il canale comunque ha subito un duro colpo, poiché i numeri hanno cominciato a subire un drastico calo. Iscrizioni, visualizzazioni, interazioni con i video, nuovi utenti. Questo perché? Perché YouTube, per bloccare la trasmissione dell'hacker, ha bannato il canale. Quindi, al momento, il canale non viene più indicizzato per come veniva fatto prima. E quindi è più difficile per i non iscritti trovare i miei video e il mio canale. Qui mi potete aiutare voi a costo zero. Intanto, voi iscritti e chi segue il canale, mi potete aiutare con le vostre attività. Prima di tutto, chi non è iscritto si può iscrivere, per esempio. E poi, like, commenti, condivisione dei video e del canale stesso. Che ne so, esce un nuovo video? E avete degli amici con cui ogni tanto parlate di VR o di videogiochi? Ok, mentre guardate il video, lo condividete e mandate il link, per esempio, su WhatsApp oppure su Facebook. Magari gli dite anche di iscriversi al canale. Gli dite che su questo canale non si vende la VR, ma se ne parla in modo tecnico e soprattutto onesto. E se c'è qualcosa che non va su un dato argomento, o se un gioco fa cagare, lo dico senza mezzi termini. Quindi magari i vostri amici che vengono su questo canale e vedono i miei video potrebbero apprezzare l'onestà e la sincerità ed entrare a far parte della Marmaglia. Parlategli anche degli eventi che facciamo ogni tanto, in cui regalo chiavi di gioco oppure accessori per visori, oppure parlategli delle live, delle chiacchierate che scambiamo mentre si gioca, mentre si parla di un determinato argomento, oppure ditegli che ogni tanto si organizzano degli eventi in cui giochiamo tutti assieme. Insomma, fate capire ai vostri amici che questo è un bel canale dove si può sentir parlare di VR e di videogiochi in modo disinteressato, senza secondi fini, dove ognuno può dire la sua, ma sempre nel rispetto di tutti gli altri. Per quanto riguarda voi iscritti, invece, ci sono alcune cose che voglio farvi sapere, molto importanti per far ripartire i numeri del canale. Ma lo sapevi che se metti like immediatamente dopo aver fatto partire il video, YouTube potrebbe considerarlo come falso e quindi non assegnarlo? Per esempio, avvii il video, per prima cosa parte la pubblicità, se tu metti like mentre c'è la pubblicità, YouTube potrebbe considerarlo come falso. E lo sapevi che se guardi il video per meno di 30 secondi, YouTube potrebbe non considerarla come visualizzazione valida? E poi, se non vuoi utilizzare il super grazie o altre funzioni per piccole donazioni e ringraziamenti speciali, puoi comunque fare in modo che le entrate del canale siano un po' più alte, a costo completamente zero per te. In che modo? Guardando tutta la pubblicità, oppure quando ne partono due, guardandole entrambe senza skipparle. In modo tale che i guadagni del canale saranno più alti da quell'inserzione. A te non costa nulla, giusto un po' di tempo in più passato su quella pubblicità. Prima ti parlavo del calo dell'indicizzazione per i non iscritti. Innanzitutto, cos'è l'indicizzazione? Hai presente quella serie di video suggeriti che ti compaiono di lato, di canali ai quali tu non sei iscritto, dove però magari si parla dell'argomento che ti interessa? Ecco, quei video suggeriti sono indicizzati. Attualmente i miei video, a causa dell'attacco e del ban da parte di YouTube, non vengono più indicizzati. Ovviamente sarà per un periodo limitato, giusto il tempo di riprendere il ritmo. Ma intanto tu cosa puoi fare per abbreviare questo tempo? Uno degli elementi più importanti per aumentare l'indicizzazione dei video è il tempo di visualizzazione.
cioè quanto tempo un utente passa a guardare quel video. Se un video di 10 minuti, per esempio, viene visto un minuto, l'algoritmo di YouTube non lo reputa interessante e quindi non lo farà comparire tra i video suggeriti per i non iscritti. Quindi, se vuoi contribuire alla risalita dei numeri del canale, cerca di guardare tutto il video. Lo so, magari non hai tempo, magari quel video in particolare ti annoia, però ricorda che puoi anche impostare la velocità di riproduzione del video al doppio della velocità e quindi un video di 10 minuti lo guarderesti in 5 minuti. E se il video è particolarmente lungo e non ti va di guardarlo tutto, sarebbe di grande aiuto se per esempio tu potessi lasciare il telefono lì da qualche parte oppure il computer acceso con la riproduzione del video mentre tu vai a fare altro per casa. Ragazzi, l'abbiamo già fatto una volta, siamo arrivati a numeri incredibili e tutto nell'arco di un solo anno. Siete stati bravissimi e adesso ho nuovamente bisogno di voi, perché con questi numeri che precipitano ogni giorno, ragazzi, non mi sento neanche motivato. Mi serve un po' di motivazione. Questi numeri che riprendono a salire di nuovo e come vedi ti sto dando qualche suggerimento per farlo a costo zero. Ovviamente si tratta soltanto di dedicare un po' di tempo al canale e non dimenticare like, commenti, perché anche quelli sono importanti, e al momento basta anche un semplice saluto di passaggio. Oh, e mi raccomando, molto importante, porta nuovi membri nella marmaglia. Bene, basta così, sai benissimo cosa fare per aiutarmi. Adesso partiamo con le notizie. Bene ragazzi, questa introduzione così lunga è stata possibile perché? Per il semplice fatto che le notizie della scorsa settimana non sono tantissime, ma tra queste ce ne sono alcune davvero molto molto interessanti. Una di queste è l'arrivo di Thrill of the Fight 2, che sta arrivando, è stato annunciato, e offrirà la possibilità di giocare in multiplayer. Thrill of the Fight è un gioco di box che tende al realismo, alla simulazione. Non ci sono punti, non ci sono super mosse, non c'è barra dell'energia, sei solo tu, i tuoi pugni e l'avversario da buttare giù. Fin dal primo momento che ho giocato a Thrill of the Fight ho pensato che sarebbe fantastico poter sfidare un altro giocatore. E anche se Creed offre già questa possibilità, l'impostazione arcade di quest'ultimo non mi è mai piaciuta. Quindi attendiamo con ansia l'arrivo di Thrill of the Fight 2, del quale ancora però non sappiamo data di uscita e su quale piattaforma arriverà. Brutte notizie per chi attendeva questo titolo al lancio di PSVR 2, ma purtroppo The Dark Pictures Switchback è stato rinviato di almeno 3 settimane. Era previsto per il 2 febbraio insieme al lancio di PSVR 2, ma è stato rinviato al 16 marzo con una valida motivazione. Gli sviluppatori infatti vogliono offrire al giocatore un'esperienza completa e senza i diversi bug e problemi che al momento affliggono questo gioco, e rendendosi conto di non poterli risolvere entro il 22 febbraio hanno deciso di prendersi un po' più di tempo per lavorarci su. Apprezzo gli sviluppatori che decidono di prendere questa difficile ma responsabile decisione da parte loro, perché si tratta di un rinvio non di pigrizia ma anzi per lavorare ancora di più su un gioco che potrebbe essere migliorato. Per farti un esempio, è stato fatto lo stesso con l'uscita della versione PC di Green Hell. Gli sviluppatori in quel caso hanno rinviato il gioco di ben 3 mesi, e in quel caso perché all'ultimo momento hanno deciso di effettuare la sostituzione del motore grafico per offrire al giocatore un'esperienza migliore, più definita. Quindi, se sei tra quelli che puntavano anche su Switchback all'uscita di PSVR 2, non ti preoccupare, non demoralizzare. Aspetta ancora un po', si tratta soltanto di 3 settimane alla fine, poiché visto le migliorie ne dovrebbe valere la pena. Anche The Walking Dead Saints and Sinners Retribution non sarà un titolo che arriverà all'uscita di PSVR 2. Inizialmente era previsto anche questo per il 22 febbraio, ma è stato spostato insieme alla versione PC
al 21 marzo. Un modo perfetto per iniziare la primavera, direi. Nonostante su Steam si possa leggere ancora febbraio 2023 come data di uscita, Skydance conferma che la data è stata spostata al 21 marzo. Perché però, anche in questo caso, visto che ci sono stati molti problemi e bug che sono venuti alla luce con l'uscita anticipata su Quest 2, proprio per risolvere questi problemi è stato deciso di posticipare leggermente il gioco. Inoltre verrà implementata la funzione che consente di spostare i salvataggi del gioco tra una piattaforma e l'altra. Quindi il giocatore avrà la possibilità di proseguire il gioco da dove l'aveva lasciato anche cambiando dispositivo. E fra l'altro questa possibilità c'è da standalone a PC perfino su PlayStation VR 2. Quindi per esempio il salvataggio dell'utente PC potrà essere continuato anche su PSVR 2. C'è anche un'altra novità per quanto riguarda The Walking Dead per chi possiede il primo capitolo su PSVR 1. Infatti questi utenti avranno la possibilità di scaricare gratuitamente la nuova versione per PSVR 2, ovviamente sempre del primo capitolo. Se invece non hai ancora giocato né il primo né il secondo capitolo, è il momento di recuperare, perché dal 26 gennaio al 6 febbraio hai la possibilità di acquistare il pacchetto con primo e secondo capitolo al prezzo di 60 euro anziché 80. Infine, quando il gioco verrà rilasciato su PC e PSVR 2, ripeto il 21 marzo e non più il 22 febbraio, arriveranno dei miglioramenti anche per la versione Quest 2. Quindi di questo ritardo ne gioveranno praticamente tutti. Ragazzi, capite cosa significherebbe avere tanti sviluppatori importanti dietro ai giochi? Se c'è qualche problema, te lo risolvono prima che il gioco arrivi sul mercato. Anche a costo di posticipare un po' l'uscita. Questo perché? Perché lo sviluppatore grosso sa comunque che il gioco viene comprato. Quindi forza Skydance, e anzi grazie per questo piccolo ritardo, perché significa che ci tieni a offrirci un'esperienza completa e senza problemi. Bene, come ti dicevo, poche notizie ma molto molto importanti. Ricorda di mettere in pratica tutto quello che ti ho detto all'inizio del video e dammi una mano a rimettere in piedi il canale, che ha subito un brutto colpo, effettivamente più duro di quello che mi aspettassi. Ho riavuto tutto, i video erano tutti lì, non sono stati cancellati, il numero degli iscritti è rimasto tale, il numero delle visualizzazioni su ogni video è rimasto tale, ma effettivamente è come se fosse stato completamente svuotato, perché non lo vede più nessuno. Bene ragazzi, ci vediamo tra i commenti, like, iscrizione e campanella. Da Ben è tutto, ci vediamo alla prossima e ci vediamo in VR. Saluti Marmaglia.